sarà una foto incredibile. Oh my god. Ya turist. Ya kashkanei. Mi italianitsky. Ti riba. Figa. Figa, 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 figa. Lo conosco anch'io questo. Наконец-то она пришла. И на самом деле, что это было? Им это не очень интересно. Поэтому все пиццы для меня. Forse non si vedrà. No, si vedrà. Ringraziamo questo pazzo, Sant'Antonio. Grazie. Aldo's Bakery. Since? Brificio Al Giopuretti. 9020. Pizza. Ok, chi l'ha ordinato? Chi ha scelto la pizza? Io. Ya pivu pizza. Ya yem pizzu. Ya yem pizzu. Io lui si è bevuto la pizza, giusto? Esatto. Ya pivu pizza. Esatto. Vabbè. Sei molto anche bene. Sei pronto, pesca. Sì, molto. No dai, non è buona, buona questa, dai. C'è gamberetti, sì. Cipolla, peperoni. Cosa sono queste qua? È peperoni o cipolla? A me ricorda patè e rio mare. È lo stesso odore. Minchia, ma aglio non fa rima con baccaglio. E aglio non fa rima con baccaglio. Pesca, in queste invece sono andato un po' più sulla tradizione e sul ciardone. Ok. Beh, questa è una grande, questa è una grande classica. Gorgonzola, prosciutto cotto e formaggio. Formaggio e ci sono anche altre cose a caso che non mi ricordo adesso. Ma gorgonzola puzza oppure è molto buona da mangiare con la pizza? In questo momento gusti gustibus. Wow! Si è sbilanciato. In effetti in questo momento non puzza perché penso sia fatto la doccia. Cioè. Alcuni lo adorano, altri lo ritengono un po' troppo strong, però buono. Questa è la pizza del nord comunque. Sì, eh? Sì. Perché c'è la gorgonzola? Perché c'è il prosciutto cotto, gorgonzola è più di Milano, così. La prossima. Questa paura. Non te l'aspetti. Ho paura. Non te l'aspetti, questa è per te. Bam! Cos'è? È una pizza margherita. Vabbè, dai. Buono. Beh, questo è olio su tela. Olio su tela, pizza margherita. Questa è classica? È una classica e bisogna, ricordate ragazzi, bisogna sempre ordinare una pizza margherita da una pizzeria per capire qual è la qualità della loro farina e del loro impasto, per capire come veramente sa fare la pizza. Allora, guardiamolo senza assaggiare, cosa pensi di queste pizze? Sto bene. No, che voto gli daresti a questa solo per come si mostra? Non è perfetta e mi piace, io adoro le pizze che non sono perfette circolari, ma che sono un po' con forme strane. Questa sembra la classica pizza che tu vai a Roma, esci per strada, ti avvicini al primo ristorante che vedi e dici ci sediamo e poi vedi che c'è questa questo cibo di cera che si chiama pizza. Esatto, questa è la mia impressione. A Roma si fanno le pizze brutte, vuoi dire? Ma a Roma si fanno le pizze veramente brutte. Bam. Però c'è una pizza romana che invece è eccellente. Saluto gli amici di Roma, soprattutto quelli di Testaccio, cari, dell'osteria dei brutti. Per me questa gli dà un 6 e mezzo dalla vista. Il basilico potrebbe essere un po' meglio, un po' fritto sembra quasi. Però mi piace che la forma sia un po' a cazzo e non è male, non è male. Questa qua, dalla vista, gli do un 5 e mezzo, troppo passata di pomodoro. E anche troppo rotonda, cioè fatta così. Io do un 7 e mezzo a questa. Allora, i voti li dà Pesca, perché questo è lo TV show di Pesca. Ci darei un indice di pizzosità, senza averla mangiata, di 4 su 5, perché vedo comunque il formaggio. Sì. Il gorgonzola si amalgava bene con... Ma poi hai messo così a cazzo, così proprio qua... Come diciamo a Napoli, sta facendo l'amore. Con pomodoro, uè. Ok. Questo è il nostro primo date. Sì. Finally. Non c'è ananas, vero, qui in mezzo? Che è, la mia più grande che è la mia più grande paura. Ti vediamo diviso 3, eh? Quindi fa il simbolo della Mercedes. Della pace, Pesca, della pace. Farinatura lenta kebab si chiama. Le pizze fuori d'Italia sono allora, le pizze o non pizze, diciamo? Per mia esperienza... No, James. La pizza... In effetti è sempre è un movimento verso il meglio, verso la felicità, verso l'amore. Quindi chi cerca di fare una pizza comunque deve avere la dignità di chiamarla pizza. Però la maggior parte delle pizze fuori da Napoli fanno Ma no, ma in realtà in Italia sono abbastanza buone. Il problema è quando vai tipo in altri posti, tipo Francia. Francia le fanno terribili, per esempio. Sempre a parlare male dei francesi. Come sono? Niente di che.
cioè una pizza da sport. La farina non è male, perché è una farina, come si chiama? Non vegetale, farina di grano, farina, quella che si mangia a angolo. Zvanok drugu, ripet. Si chiama Vincenzo. Questo lo tagliamo. Mm-hmm. Perché è un cane di grande. Ciao Angolo. Come si chiama la pasta? Il grano duro? No, la pasta di semola? Quella pasta di merda che non Camut. Ci prima mai. Camut. No, quella fa troppo schifo. Quella là marrone. Integrale? Esatto. Allora, ecco. Richiudiamo. Tutto sto tempo per dire integrale. Beh, in effetti questa si vede che è una farina integrale. Che cazzo dici? Sì, è farina integrale. Lo so. Ok, quale posso provare? Perché questa sto lì, però invece voglio stare qui. Qui. Beh, in effetti qui c'è un problema di impasto. I vari ingredienti si mettono uno sopra l'altro, ma non si mischiano. Mm. Salsa di pomodoro non buona. Però mai provato una pizza con la gorgonzola? Interessante. Ti consiglio, se vuoi provare veramente una pizza buona, mm-hmm. gorgonzola e pere. Wow! E ma le pere non è lo stesso come mettere ananas? No, gorgonzola e pere è una delicatessen. Su alcune pizze ci sta a mettere della frutta e tutto, tipo la mela, la pera, così. Si chiamano torte pesca, non si chiamano pizza. Ma l'ananas no, è troppo dolce. Facci un po' una storia della pizza, secondo te. Questa è la storia della pizza. O il futuro. Questo è il futuro della pizza. Mettiamo la spazzatura vicino a Sant'Antonio. Mm-hmm. Allora, in realtà la pizza sta già cambiando. Teoricamente, che tipo di formaggio dovrebbe esserci su questa margherita? Esatto, Jane. Fior di latte. Perché il fior di latte, Pesca, intervieni tu da Venezia. È molto più succoso, morbido. Perché si scioglie meglio, in effetti, il fior di latte. Altrimenti la mozzarella la rende troppo acquosa la pizza. Mm-hmm. E però adesso, con il brand della mozzarella di Bufala Campana, tutti i pizzaioli stanno aggiungendo, insomma, la bufala come formaggio principale. Questo è già un cambiamento avuto negli ultimi 10 anni. In realtà vi dirò una cosa ai miei amici che non sono napoletani, perché cioè, sono di Napoli. Io e Jane. Esatto. La pizza si è divisa. Non so se si vede. No, noi napoletani non siamo vergini, perché comunque con la pizza ci abbiamo fatto sempre di tutto. Io mi ricordo nei mitici anni 2000, quando ero alto così e comunque noi ordinavamo. Non è vero niente di tutto questo. Saluto Davide Palumbo. Comunque praticamente noi ci ordinavamo le pizze con i wurstel e le patatine. Pizze bianche, wurstel e patatine. Ovviamente le patatine erano tutte surgelate. Quindi, ragazzi, fate il cazzo che volete con la pizza. Oh. No. Баклажанчики тут. Помидорки, лук. Гамбери. Jane. Scusate. Questa è terribile. Come mai hai scelto questa pizza, Jane? Come mai hai scelto questa pizza? Ma per provare una cosa diversa, per... Mamma. Sorry! Aldo's Bakery. Sponsored by Aldo's Bakery. Now you just some Aldo's that I used to know. Vuoi questa? Как дела, ребят? Хорошо. Хорошо. Нормально. Нормально. Тебе? Для пиццы нормально. Пицца пахо. Плохая пицца. Плохая пицца, плохая. Вкусно? Невкусно. Я ем... Пиццу. Пицца фига. Figa. Figa, 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 figa. Lo conosco anch'io. Mi italiani? Italianzi. Studenti? Mi studenti, ah, studenti. Учим русский. Я говорю по-русски. Я говорю по-русски. А ты говоришь по-русски? Да. 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 Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я диктатор. Диктатор? Диктатор. Он она демократ. Я Кашканей. Ревью. Day to you, ragazzi. Io posso mangiare qualsiasi cosa, anche se non mi piace tanto, però... Ragazzi, i russi sono forti, possono mangiare qualsiasi cosa. Ma quanto forte? Fortissimi, così. Che buono! Allora, la migliore alla fine era... La prosciutto e gorgonzola. Sì, perché il gorgonzola ammazzava qualsiasi altro ingrediente. 6 e mezzo. 6. La margherita si beccava un 4 e mezzo.
4 e mezzo, però rispetto al, all'inferno. Questo era l'inferno in terra. Questo era inferno e pomodorini. Rispetto all'inferno e pomodorini diventava un 8 per. Sì. No, ragazzi, con la birra Poretti tutto va meglio. Birra Poretti, un'ottima birra. La preferita di Sant'Antonio. La preferita di Sant'Antonio. Tra l'altro in Inghilterra sono stato la settimana scorsa e la stessa bottiglia la vendono a £7.50. Questa costa 1,30€. Rubli per così. E in effetti la birra insieme alla pizza non va bene, perché se l'impasto è chimico, l'impasto ti cresce in pancia insieme. Oh. Cosa birra. Vuol dire ti cresce in pancia? Adesso potrebbe succedermi, infatti potrei esplodere un momento all'altro. Sta succedendo all'altro. Adesso. Danas. I wanna talk in italiano ai miei amici russi. Quello che fate con la vostra pizza è un vostro affare. Se venite in Italia troverete un sacco di pizzerie buone, però dovrete scegliere coscienziosamente. Non come ha fatto il mio amico Pesk, che ha ordinato una pizza a cazzo nel primo posto che ha trovato. Informatevi, leggete review e imparate ad amare la vostra pizza italiana. Tan tan taradan tan taradan. Sant'Antonio Oscar is going to Cuse. Grazie, ringrazio tutti.